ricordi, perché nel 45-46 avevo già 6-7 anni, quindi qualche cosa ricordo molto bene, abbastanza bene, anzi qualche cosa molto bene. Beh, vorrei cominciare con una sintetica risposta alla questione di Enrico Mentana. È un giornalista famoso, indubbiamente famoso, è un anchorman che trasforma le notizie in spettacolo. È stato invitato a parlare di autonomia dalla nostra provincia, che è diventata una sorta di banco per tanti personaggi, che non ha magari soldi, le idee, le strategie per i licenziati del site, per la questione futura degli ospedali, non solo quello di Trento, ma anche di tutta la provincia, il futuro della PRUB, della quale ormai se ne parla da quasi 60 anni, quasi 50, no, non da quasi, da 50 anni. Uno dei primi articoli l'ho scritto io, mi era stato raccontato da Bruno Kessler nel passato remoto. Ecco, Mentana fa spettacolo, a Trento gli è riuscito, e chi lo ha invitato, però chi lo ha invitato è stato zitto dopo averlo pagato. Ecco, diciamo che chi lo ha invitato poteva anche intervenire là dove lui aveva sicuramente diritto di criticare la nostra autonomia in piena libertà di pensiero, ci mancherebbe altro, aveva il diritto di esprimere la propria opinione, ma aveva anche chi lo aveva invitato l'obbligo di intervenire per modificarla, per dire qualche cosa. Sul fatto del pagamento ci sono divergenze sul prezzo 1000 euro, 3000 euro, io dico che un giornalista, soprattutto se un giornalista importante, beh, dovrebbe esporre il proprio pensiero, le proprie idee in maniera assolutamente gratuita. Questa è una questione di stile, di autorevolezza e di prestigio. Purtroppo la questione di Mentana è andata in campo nazionale, le sue accuse alla nostra autonomia, alla nostra provincia, al nostro... Io non ero presente a quella serata, mi è stato riferito, ho letto sui quotidiani, sui giornali trentini, però ci sarebbe potuto la nostra provincia intervenire in maniera più consistente, tenendo anche conto di una cosa, quello che è successo in Lombardia, in Veneto e nel Sud Tirolo, le autonomie si stanno radicando, era già radicata fortemente nel Sud Tirolo, stanno radicando nel Veneto e in Lombardia. Beh, mi pare che stringano il Trentino trasformandolo in quella sorta di vaso di coccio fra i vasi di ferro di Manzoniano. Beh, arriviamo un attimo a qualche lettura, a qualche brano di questo libro. Beh, e comincia con Trento libera, Trento libera. E questo è il grido, l'annuncio fatto da uno strillone che in sella di una malandata bicicletta percorre via Bellezzani, profondamente segnata dai bombardamenti. Ecco, quel grido, pronunciando quel Trento libera, leva in alto una copia di questo giornale di Liberazione Nazionale, il giornale che la fine della guerra, dei patimenti, delle incursioni aeree, della dittatura e il ritorno alla libertà. Beh, poca gente gli va incontro. Va incontro e prende una copia che mi è stato raccontato che proprio se la nascondeva sotto la giacca, addirittura sotto la camicia, e scappa in fretta nascondendo questo giornale che nella testata porta la scritta organo del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale. Beh, a Trento c'è in giro pochissima gente, ci sono ancora i tedeschi, certo sono pochi, però fanno ancora molta paura e c'è il timore di essere traditi, spiati, arrestati e deportati, un timore che non può svanire in pochi minuti, in poche ore. Non ci si rende ancora conto di essere finalmente liberi e soprattutto vivi. È il 4 maggio del 1945, un venerdì, la guerra non è ancora finita, sta ancora finendo. A Trento ci si domandava, ma la guerra è davvero finita? E quei soldati germanici che girano guardinghi e armati attorno alla casa del fascio, si arrenderanno davvero? Meglio stare alla larga, anche perché in lontananza si sentono sparare alcune raffiche di vita. Beh, un altro aspetto, Bolzano, 8 maggio, è stata costituita la Sud Tirolo del Volkspartei, l'unico partito che ancora sopravvive fra le macerie degli altri partiti. La notizia
della nascita della Sudtirolo Volkspartei viene pubblicata sul giornale Il Dolomite il giorno 19 maggio, quindi a guerra appena finita. Il presidente di quel partito, del neonata Sudtirolo Volkspartei, Enrico Amon, scrive sul Dolomite questa frase: invita a rifiutare l'odio, la violenza, la presunta superiorità nazionale, chiedendo dopo il tempo della dittatura il rispetto della dignità umana, violata prima dal fascismo e poi dal nazismo. E poi un'altra frase che può restare nella nostra storia, nella storia del Trentino tirolese, ma anche del Trentino non tirolese. I tirolesi, nonostante la vicinanza all'Italia e i molteplici rapporti economici e culturali con essa, non sono mai stati un popolo di confine, in bilico fra due nazioni. Sono invece sempre stati di stirpe tedesca, radicati in un contesto statale tedesco. Li sono sempre considerati sia germanici che austriaci. Il primo sindaco di Trento è Gigino Battisti, figlio di Ernesto Bittati e Cesare Battisti. Lui è tornato dalla lotta partigiana, è tornato dal Piemonte ed è stato subito nominato, non eletto, ma nominato immediatamente dal Comitato di Liberazione Nazionale, sindaco di Trento. Beh, c'è una forte gioia che comincia a serpeggiare appena c'è la notizia ufficiale della fine della guerra, che la guerra è finita. Però c'è a Trento, c'è, come credo in moltissime altre città, sicuramente a Rovereto, non so a Bori, però Bori era un borgo contadino, c'era moltissima fame, c'era assoluta mancanza di cibo, non c'era la corrente elettrica, non c'era il gas, non c'era neanche la legna per accendere la trentissima forno a sera. E allora i primi americani arrivati nella città, rendendosi conto di questa gravissima difficoltà, di questa fatica proprio di coniugare il del pranzo con la cena, non c'era del pranzo né la cena, allora allestiscono davanti alle scale del fascio, che è quell'edificio che si trova in piazza Venezia vicino al monumento De Gasperi, davanti che domina la fontana circolare, la lavanda del sindaco, allestiscono una messa da capo, recitano questa messa da capo con un sottile filo di reticolato. Questa è l'unica fotografia di quell'epoca e di quella dove si vedono queste donne con le gamelle in mano, con i cativi. C'era anche mia mamma, c'ero anch'io, avevo una gavetta militare, e si attendeva in silenzio, in fila, in silenzio, la distribuzione del cibo, di queste barbitte che improvvisamente emanavano un profumo di minestrone, e mentre si era in fila ad attendere la distribuzione di questo raccio, che era sempre molto abbondante, molto distribuito con grande simpatia dagli americani, noi si veniva irrorati dal DDT. Allora c'erano militari americani con la tricolore, fascia della Croce Rossa, che giravano tra questa folla silenziosa di affamati in fila, e li riempivano di DDT, espulsavano il DDT suscitando qualche risata sotto le gonne delle donne, sulla testa ovviamente. Addirittura ci invitavano noi bambini ad aprire la bocca, espulsarlo in bocca, perché si diceva che il DDT ci avrebbe risparmiato dalla carie. Questo era, succedeva allora. Ecco, c'è questa parvenza di reticolato di limitare la zona, ci si mette in coda al silenzio, si ha un po' di paura perché ci sono soldati di colore, e qualcuno ha messo in giro la voce che gli americani avevano reclutato soldati abissini, del popolo abissino, che volevano vendicarsi degli italiani, ma però il profumo delle casse di cottura che emanavano, queste casse di cottura, i cucinieri che distribuivano sigarette, grossi dadi di zucchero bianco, che era la prima volta che ho visto lo zucchero bianco in quantità industriale, cioè in notevole quantità, pacchetti di marmellate e soprattutto stecche di sigarette Chesterfield, che garantivano sicuri baratti, futuri sicuri baratti, barrette di cioccolata in confezione di carta staiola, e poi questa carta staiola veniva portata a casa accuratamente lisciata e messa in un cassetto, perché era una cosa estremamente rara. E c'era anche la meraviglia della chewing gum al sapore della menta, che si continuava a masticare e non si scioglieva mai in bocca.
Però il cibo più atteso era la carne in scatola con la scritta Spam e il punto della sigaretta Chesterfield. Ecco, quando arrivava l'ora della distribuzione del minestrone, si tendevano queste gavette, si tendevano questi catini, e i soldati americani, i cucinieri, versavano con pestolone, mi ricordo un pestolone molto grande, le porzioni generose. Qualche volta vedevano degli uomini che erano tornati dalla naia come vestiti in borghese, si fermavano allora con questo pestolone a merzaria, lo guardavano e dicevano: tu fascista, gli dicevano, no? Diceva il cucinero ridendo, gli affamati rispondevano: no, il coro degli affamati rispondeva: no, non sono stato fascista. Anche il personaggio che era stato più fascista del fascistone, come si chiamavano allora, rifiutava, rinnegava il proprio passato, lo nascondeva pur di mangiare un piatto di minestra. Ecco, questo si andò avanti per alcune settimane con questa mensa. Poi dopo cominciarono piano piano le cose a modificarsi. Ecco, per esempio, uno dei miei ricordi, il gruppo delle donne camminavano sempre in gruppi molto numerosi e si andava alla periferia della città per raccogliere dai boschi, dai boschetti, rametti, pezzi di legno di rame per accendere, per tenere accesa la freddissima tornasella. Si mettevano, le donne avevano delle zaine, avevano le gerle, e si mettevano a capo di questo. Una volta che ne sono andati con mia mamma, siamo andati a fare questa raccolta della legna sulla via del ritorno, era un viottolo di terra battuta, siamo stati questo gruppo di 40-50 donne, è stato bloccato da due uomini, uno dei quali impugnava, ricordami, una rivoltella, e ha detto di consegnare tutta la legna, tutto il legname, minuscolo legname raccolto, su un carretto a due ruote, quindi è stata una rapina mano armata, vera una rapina mano armata, compiuta da due persone, con questo bottino. Più o meno nel settembre e ottobre di quell'anno, forse magari nel febbraio, perché l'inverno era stato un inverno molto duro, a Trento soprattutto molto duro, ecco, erano arrivati finalmente i grandi pacchi urra, quelli con i capelli bianchi, non vedo nessuno con i capelli bianchi, ma forse li ricorderanno, erano grandi pacchi, alcuni di tela, altri di carta molto dura, con sullo stemma americano un piano del piano marcia. E da questo l'apertura di questi pacchi aveva suscitato un'enorme meraviglia, perché c'erano le scatole della carne, c'erano le calze di nylon, c'erano indumenti di lana, c'era dentro stecche di sigarette, stecche di cioccolata, pelle di cioccolata, eccetera. E c'era dentro anche un tubetto grande così, bianco candido, con la scritta in rosso Colgate. Allora mia mamma avevamo forse uno dei primi pani bianchi arrivati a Trento, aveva preso un pane bianco, un pane, l'aveva tagliato con grande cura a metà e mi aveva messo questo contenuto di questo contenitore sul pane, spalmato sul pane, me l'ha dato da mangiare, posto non mi piace, aveva provato anche lei. Dopo, qualche tempo dopo, alla radio si era sentito che Colgate si scrive ma Colgate si legge, il dentifricio che i denti protegge. Questo possiamo dire qual era la condizione nella quale il Trentino, Trento, la Trento Redenta, tanto per usare un termine allora comune, come il resto di tutta Italia, era stata ridotta dalla guerra, da quella guerra voluta dal fascismo. Ecco, proprio in quel maggio ormai lontano del tempo e della memoria, si vide emergere, l'Italia vide emergere dalla penombra di una guerra perduta, la figura di De Gasperi, un personaggio inconsueto e proprio per questo più assicurante dei santoni prefascisti, e gli fu concorso i tribuni alla Pietro Nennio, probatici come Palmiro Togliatti, l'uomo sopravvissuto alle tragiche purghe di Stalin e venuto dall'Unione Sovietica. Invece De Gasperi è arrivato dal Tesino e questo Trentino, aperte virgolette, prestato all'Italia, come scrisse il Corriere della Sera, era un uomo dalla sua oratoria, però dotato di senso dello Stato, assimilato in terra d'Austria fin dall'alba del Novecento, quando ancora regnava Francesco Giuseppe. Ecco, un giornalista che aveva
cominciato la propria carriera, sia da giornalista sia la carriera importantissima della politica all'inizio del Novecento, in una città come quella di Trento, che aveva 20.000 abitanti, però aveva tre quotidiani, anzi quattro quotidiani, Il Popolo di Silvio Battista e Il Giornale Socialista, Il Trentino del Cedi Maspoli, Il Giornale Democristiano, il giornale Alto Adige, che era una sorta, allora possiamo paragonarlo al Corriere della Sera, perché più che portare delle notizie locali portava soprattutto delle notizie nazionali, e un'altra gazzetta, la Gazzetta del Trentino, che poi diventerà, con la guerra, Il Risveglio Tridentino, quindi Il Risveglio Austriaco. Quindi una città, un Trentino, che dà in un momento certamente come l'inizio del Novecento, che era un momento di grande crescita sia economica che culturale, da tre quotidiani, ma soprattutto dei giornalisti come De Gasperi, Cesare Battisti, del bene o del male, comunque Cesare Battisti è un personaggio che segna profondamente la terra trentina e non solo quella, sua moglie Ernesta Bittati, una delle prime femministe d'Italia, persona estremamente importante, tale Benito Mussolini, che a Trento era venuto nel giornale di Cesare Battisti, lui socialista, e sul proprio giornale si firmava vero eretico e chiamava i preti sepolcri imbiancati, in una città come poteva essere Trento di allora, devota alla fedele all'imperatore, ma soprattutto devota alla Chiesa. Ecco. E abbiamo questi personaggi, quindi un Trentino che ha dato più di qualsiasi altra città d'Europa dei personaggi di straordinario, di questo straordinario persone. Ancora qualcosa su De Gasperi. Beh, paziente, calmo, rifrattario alla retorica, fervente cristiano, non era un uomo dell'ideologia ma degli ideali, e abituato alle ristrettezze di un bilancio familiare quasi da fame, sopportato negli anni della Grande Guerra, poi nell'era fascista, che lui era legato in galera a Firenze e a Roma per ordine di Mussolini, di Pluto Duce, era parsimonioso, prudente del bilancio familiare come quello dello Stato, più o meno come alcuni attuali politici, così prudenti nel bilancio dello Stato da stempare i loro vitalizi. Ecco, ligio al decoro e principi di moralità oggi di sovente ignorati. E questo lo scrisse magistralmente il giornalista Indro Montanelli del 1998. Questo a dimostrare come la figura di De Gasperi è stata una figura che ha dominato sia all'inizio del Novecento fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, poi dal novembre del 1918, quando riaprirà il proprio giornale con l'attestato Il Nuovo Trentino, ma soprattutto dal 1945, quando diventerà personaggio politico che ha tirato fuori l'Italia dalla guerra perduta, ha cominciato la ricostruzione materiale, non solo materiale ma anche morale della nazione italiana. Ecco. Ancora prima di diventare Presidente del Consiglio, gli avversari politici, soprattutto comunisti e socialisti, lo toccarono con violenza, accusandolo di essere stato austriaco, di essere rimasto in Austria durante la guerra, e accusandolo in un'Italia dove nel 1945-46 eccetera erano ancora milioni reduci dalla guerra 15-18. Rifacciandolo di essere deputato austriaco e essere rimasto in Austria, mentre il socialista, meglio il compagno Cesare Battisti, aveva scelto il regno. E così nei comizi del PC, il famoso Partito Comunista Italiano, in Lombardia, Romagna, in Piemonte, nella Toscana Rossa, nell'Emilia Rossa, cominciavano col canto di bandiera rossa, seguito dall'inno di Garibaldi e dal grido di Battisti, quale emblema, quale simbolo. Alle elezioni poi del 1948 il Partito Comunista del Fronte Popolare avrà nei manifesti la figura di Giuseppe Garibaldi, che guida l'Italia alla riscossa, e proprio l'inno era quello, l'inno lo scoprono, si scoprono le tombe, si levano i morti, eccetera. De Gasperi veniva chiamato dai compagni col fazzoletto rosso al collo Von Gaspari, cancelliere austriaco. E qui una piccola cosa, con un piccolo cenno: il De Gasperi staccato, scritto staccato adesso, ricorda quel Von Gaspari, che ovviamente era scritto staccato nella lingua, il cancelliere austriaco. E avevano coniato lo slogan: e vattene,
odiato cancelliere, se non ti prendiamo calci nel sedere. Questo grido era nato in un comizio, da un comizio dove De Gasperi aveva detto che, di aver visto che Palmiro Togliatti, leader del PC, aveva un piede forcuto come quello del diavolo. Era stata forse una frase un po' maldestra di De Gasperi, alla quale gli aveva risposto il migliore, cioè Palmiro Togliatti, e aveva scandito di voler togliersi le scarpe per mostrare agli italiani la normalità dei suoi piedi. Ma poi aveva pensato di far battere sulle suole una fila di chiodi, prendere più vigoroso alle imminenti elezioni, quelle del 48, dell'aprile del 48, il calcio del proletariato. Il pubblico rosso era andato in visibilio e il vattene vattene è diventato il motivo dominante dei comizi del PC, con quel cancelliere che sapeva ovviamente di tedesco. Beh, però da allora i cristiani democratici, quando De Gasperi divenne veramente la figura dominante della politica italiana, fu necessario trovare un piedestallo patriottico, un piedestallo irredentista a un personaggio che irredentista non era mai stato, come lui lo ha scritto e lo aveva detto più volte, anche dopo la fine della seconda guerra, della prima guerra mondiale. Si oscurò, anzi si cancellò, e questo è anche importante vedere come la politica modifichi improvvisamente la storia vera, la storia reale, la storia autentica. Si cancellò la sua attività in favore dei profughi trentini in terra d'Austria. I suoi tentativi di scongiurare la pace, la guerra fra l'Italia e l'impero, e l'incontro del novembre del 14, un incontro rimasto assolutamente sconosciuto, con Papa Benedetto XV, quando De Gasperi si era recato a Roma, aveva incontrato il pontefice. Allora incontrare il pontefice era molto difficile, era come adesso che fai la fotografia insieme, ti fa pace ai bambini, eccetera, eccetera. E in Vaticano, ricevuto in Vaticano dal Papa, gli aveva proposto la tregua per il Natale del 14 e addirittura aveva dettato al Papa quella lettera che poi Benedetto XV manderà a tutte le cancellerie dell'Europa in fiamme, dell'Europa in guerra. Questo particolare, lo racconto molto rapidamente, era stato cancellato persino alla Biblioteca Comunale di Trento. Io 40 anni fa, facendo una ricerca su altre cose, mi ero imbattuto nelle copie del giornale Trentino, dove in pochissime righe si accennava all'intervento di De Gasperi presso il Papa. Incuriosito da questo, incuriosito, sono andato a cercare i numeri precedenti e guarda caso ne mancavano solamente due di questi numeri. Allora ho fatto una ricerca e avevo scoperto che questi due numeri del giornale Trentino, dove due pagine intere su questo giornale per due giorni di fila pubblicavano l'incontro, il viaggio di De Gasperi a Roma, quello che De Gasperi aveva telegrafato a Roma al suo giornale a Trento, soprattutto la storia dell'incontro con Papa Benedetto XV e la lettera che chiedeva la tregua di Natale, del 14, erano stati dimenticati in un angolo. Io li avevo ritrovati, li ho fatti rimettere, adesso sono, se uno che va nella biblioteca comunale, prende di Trento, forse anche quella di Rovereto, adesso può sfogliare del 1914, novembre del 14, e troverà le pagine di quel giornale. Ecco, si mescolò allora l'attività di De Gasperi con quella di Battisti, soprattutto raccontando che il dottor De Gasperi è sempre stato sincero amico di Battisti. Intervenne Ernesta Bittanti, la moglie, ed è con alcune frasi, dicendo che Battisti fu un costante e vivacissimo avversario di De Gasperi, e poi De Gasperi non solo non apprezzava il movimento redentista, ma lo giudicava un movimento a vuoto. Queste frasi, questo aspetto, secondo me è molto significativo, è molto importante per la storia sia di Battisti che la storia di De Gasperi, viene sistematicamente ignorato, forse lo ritengono superfluo, a me invece piace raccontarlo, dagli storici attuali. Ecco, c'è un altro aspetto molto interessante, questo addirittura segna la nascita della nostra autonomia, della nostra regione. E me lo aveva raccontato Edo Benedetti, sindaco di Trento, il sindaco della regione 51 anni fa, quando ormai in pensione mi aveva, come posso dire,
ripreso, raccontato, ecco, ho ripreso questo verbo, raccontato il suo incontro alla Roma con De Gasperi. Edo Benedetti, ufficiale tenente del primo reggimento carabinieri di Sardegna, era arrivato nella Roma. Era di Mori. Era di Mori nativo. Era di Mori, sì. Ribeltata nella Roma liberata, aveva incontrato due personaggi, il democristiano, che poi diventerà senatore, il senatore democristiano Paolo Berlante e Aldo Bertolozza, che gli parlavano di tale De Gasperi che era in Vaticano e attraverso la radio del Vaticano si poteva far giungere a Trento notizie dei soldati trentini che erano al di là, che erano a sud della linea gotica. Ecco, quando sono andato in Vaticano, questo riporto quanto mi disse Edo Benedetti, quando sono andato in Vaticano, De Gasperi mi ha ricevuto in un piccolo ufficio presso la biblioteca. Ricordo un tavolino ingombro di carte, il suo viso piuttosto triste, molto pallido, i capelli pettinati, anzi spettinati come sempre. E i soliti occhiali, sì, quelli con la montatura chiara, che si vedono nelle fotografie che teneva sempre sulla fronte. Dal sorriso, anche se si è dimostrato molto incuriosito dalla mia presenza, di questo trentino che vestiva la divisa americana. Mi sono presentato, ho detto che ero di Rovereto, che conoscevo Rosmini, mi ha chiesto di Rosmini, io lo sapevo vagamente che fosse Rosmini, ho lasciato cadere il discorso. Ed ecco l'incontro fra giovane ufficiale e un veterano della politica, fra l'uomo d'armi e l'uomo di pensiero. Ecco, con De Gasperi che cominciò a parlarmi di quel clima nuovo che si doveva creare in Italia. E mi parlò della democrazia, anzi mi fece una lezione sul significato della democrazia e come doveva funzionare il nostro paese. Siamo nel 1943, siamo nel dicembre del 44, nel maggio del 44, Roma.